Allora, i tempi della politica e i tempi del paese non spesso si conciliano, quindi in questo caso noi speriamo velocemente nei prossimi due giorni, cioè fra oggi e domani, di riuscire a eleggere il capo dello Stato. Noi stiamo affrontando un momento particolare per il paese e per questa elezione. Come Forza Italia siamo convinti che dopo il beau geste di Silvio Berlusconi, insomma, bisogna trovare velocemente una figura di altissimo livello sulla quale non vengano posti veti. Questa è la cosa più importante. Siamo parimenti convinti che Mario Draghi debba rimanere al suo posto, con la sua autorevolezza, con il suo cotè internazionale, e che a lui vada affiancato una persona di altrettanta, una personalità di altrettanta levatura. Quindi andiamo veloci, ma facciamo le cose serie, facciamo le cose per bene, perché non possiamo permettere e permetterci di perdere altro tempo. Nel frattempo l'inflazione sta salendo, la borsa ha perso dei punti. Infatti, è proprio per questo che abbiamo bisogno di una coppia eccezionale in un momento eccezionale, quindi una coppia che possa garantirci a livello internazionale quell'autorevolezza che oggi può consentire poi all'Europa di sostenerci, di lavorare insieme per realizzare dei piani comunitari che ci sono necessari per l'inflazione, per combatterla, per il tema dell'energia, del rincaro dei prezzi, per mettere a terra il PNRR, insomma c'è una montagna di lavoro da fare per uscire dal sistema della pandemia che insomma sta sfiancando il paese.